Gli Arbres, ossia gli albanesi d'Italia, sono la minoranza etnolinguistica, storicamente stanziata nell'Italia meridionale o insulare. Provenienti dall'Albania, si stabilirono in Italia tra il XV e il XVIII secolo. La loro cultura è determinata da elementi caratterizzanti che si rilevano nella lingua, nella religione, nei costumi, nelle tradizioni, negli usi, nell'arte e nella gastronomia. Ancora oggi gelosamente conservate, con la consapevolezza di appartenere a uno specifico gruppo etnico. L'emigrazione albanese in Italia è avvenuta in un arco di tempo che abbraccia almeno tre secoli, dalla metà del XV secolo alla metà del XVIII. Si trattò in effetti di più ondate successive, in particolare dopo il 1468. Come scrive il professore Attilio Vaccaro nel libro Storia, religione e società, tra Oriente e Occidente, ricordo che l'essenza della tradizione bizantina si è propagata nel Mezzogiorno peninsulare in seguito al dominio bizantino, ossia in quel periodo storico che va dalla fine della guerra greco-gotica. Secondo una tradizione di studi storici consolidata e anche secondo studi recenti, sono almeno 8 le ondate migratorie di albanesi nella penisola italiana, cui va aggiunta l'ultima recentissima, cominciata all'inizio degli anni 90 del 1900. Gli albanesi in genere non si stabilirono da subito in una sede fissa, ma si spostarono più volte all'interno del territorio italiano, e ciò spiegherebbe anche la loro presenza in moltissimi centri italiani e in quasi tutto il meridione. Tanti albanesi migrarono nel sud Italia, nel regno di Napoli e in Sicilia, dove trovarono quella libertà che gli era stata negata in patria. Il sud diede ospitalità a queste popolazioni che fuggirono, permettendo alle stesse di stabilirsi in varie parti del regno, mantenendo la più totale libertà, la lingua albanese e le loro tradizioni. In questo modo nacquero numerosi comuni albanesi, esistenti ancora oggi, un popolo che conta oltre 100.000 abitanti. Un altro aspetto fondamentale della comunità italo-albanese è la ghitonia. Come dice un estratto del libro del professore Vaccaro, un approfondimento scientifico è ancora oggi persistente nella comunità arbresce è la cultura della ghitonia, ossia il vicinato. Chiesa, società e ghitonia sono elementi costitutivi essenziali di aggregazione edemica, fondamentali per la specificità identitaria della società arbresce. È considerata una forma di cooperazione sociale, è una parola complessa che racchiude i valori sociali della comunità arbresce. Le origini della ghitonia nei paesi del sud Italia sono legate a tre elementi fondamentali di tipo materiale: il recinto, che delimita lo spazio condiviso dalla famiglia, lo stato, ovvero la casa di luogo di riunione e rifugio materiale, e l'orto botanico, il luogo della farmacia, un viaggio nei luoghi della regione storica. Le ghitonie sono piccoli agglomerati di case, spesso attaccate tra loro, costituzione di piccole case che solitamente sono costruite a semicerchio, affiancando una casa madre, detto casa signorile, ed affacciando tutte su una piazzetta o spiazzo. Rappresenta un modello sociale trasversale a ciò che si potrebbe rilevare dal vicinato indigeno, collegate tra loro da piccoli e stretti vicoli. L'aspetto sociale della ghitonia si rifà principalmente ad un vissuto antico e storico, dove alla base dei rapporti umani coesistevano valori di ospitalità e solidarietà tra le famiglie del vicinato e dove l'aggregazione veniva vissuta senza differenza di ceti sociali. Un mondo dove le relazioni erano talmente salde da creare veri e propri rapporti di famiglia. Ma in ogni caso, la ghitonia arbresce è quell'unità fisica, sociale e simbolica della comunità arbresce, luogo di trasmissione del sapere tradizionale, di incontri e di scambi di beni e prestazioni.